Ero sicuro che saremmo tutti morti. E invece non è stato così. Siamo riusciti a sopravvivere, ma a quale prezzo? Il mondo ormai è irriconoscibile, pieno di mostri, robe che non avevamo mai visto prima. E solo noi siamo disponibili a provare a salvare questa terra. Ma ci riusciremo? È passato tanto tempo, quasi troppo tempo da quando sono uscito per l'ultima volta all'esterno. Eppure mi ricordo l'aria fresca come se fosse ieri. E mi manca, ma purtroppo fuori finora le radiazioni erano troppo alte. E mettere piede fuori sarebbe stato letale. Per fortuna che questo bunker ci ha ospitato, mi ha ospitato. Ma finalmente è arrivato il giorno. Forse oggi potrò rivedere la luce del sole, o almeno quello che ne è rimasto della luce del sole. Chico, cosa stai facendo? Quanto ci hai messo veramente? Oggi è stata una giornata, ci ho messo più tempo a prepararmi. Ho preso alcune armi, ho preso un'ascia. Hai tutto adesso però? Allora ho preso un fucile, almeno quello che mi hanno dato. È un po' scarso, però è meglio di niente. Vabbè, in teoria ci basteranno, spero. Ho preso anche il GPS per segnarci la strada di casa. E io anche la radio. Guarda, se vuoi, anche io la passo. Anche io ce l'ho, tranquillo. Fermo un attimo, c'è un problema. Ho guardato la mappa e si è aggiornata. Mi sa che è peggiorata la situazione, non sono sicuro però. Vedo. Purtroppo il mondo fuori è molto messo male. Tutta questa roba viola che si vede sono macchie di corruzione. È una specie di muffa, da quello che ne so. Dovrebbe è aver contaminato tutto. È mutato praticamente di brutto, guarda lì. Anche sopra è tutta sporca. Purtroppo abbiamo poco tempo per risistemarla prima che sia troppo tardi. E infatti finalmente hanno deciso di mandare fuori anche noi per iniziare a ripulire il mondo. Vedi, tutti questi indicatori sono tutte i parametri della terra, no? Praticamente a zero. Tutto, guarda, a zero. Anzi a uno. Tutto a zero, vedi. Gli alberi non esistono più, l'erba, tutti i tipi di funghi. Ma quindi dobbiamo ripiantarli praticamente? Beh sì, ma prima dobbiamo risistemare fuori, perché se li ripiantiamo adesso non cresceranno mai. Guarda, anche le acque, l'unica che è rimasta è questa, quella a nord, ma ne è rimasta pochissima comunque. Se finisce l'acqua, retrosceni prosciugati praticamente. Il mondo quanti? Sarebbe spacciato. Più che prosciugati, sono contaminati. Anche da questa parte, tutto contaminato. Quindi anche peggio infatti. Certo, perché andranno ripuliti prima di poterli riutilizzare. Aspetta, però io non so se sono sicuro. Non voglio andarci, non lo so, guarda. Ma gli altri sono sicuro. Già usciti. Tutta la colonia ormai sta fuori a lavorare. Dobbiamo andare anche noi. Vabbè, ma anche noi abbiamo un ruolo qui, no? In teoria possiamo certo, rimanere. Certo, sì. Però fare così è un po' da pusillanimi, Chico. Non possiamo permettercelo noi. Dobbiamo dare esempio. Vabbè, andiamo, va bene, ci sto, va bene. Devi calmarti però, perché sembri un imbecille, sembri un novellino. Ma fuori, ma hai visto che tu cosa c'è fuori? Non l'hai mai visto? Lo so, io non l'ho mai visto. Ho visto le fotografie, ho visto i video di chi è uscito e poi è tornato. Ovviamente non ho visto quelli di chi non è tornato, perché non è tornato. Sì. Ma noi dobbiamo comunque uscire, dobbiamo dimostrare ai nuovi che c'è speranza là fuori. Qualcuno deve farlo, quindi sì. Andiamoci, anche perché altri l'hanno già fatto prima di noi. Piuttosto, hai il tuo fidato borsellino? Perché potremmo trovare risorse. È abbastanza vuoto, però te lo dico. È ovvio. Prima di uscire abbiamo bisogno di una cosa soltanto. Un po' più di provviste potrebbero fare comodo, per esempio. Veramente, io non ne ho, solo una bottiglia d'acqua, per favore, prendi qualcosa. Allora, aspetta, ho preso un paio di bende per me, perché potrebbe andare male qualcosa. E per abbiamo te... bastino. Sì, tranquillo, per te prendo la tua preferita, la Coca-Cola. Quella ti piace sempre. Grazie, passamela per favore. Tieni, mi raccomando, tienila da parte, non berla subito. Che quella non è che ce n'è tanta. Stavo tremando le gambe, te lo dico, non voglio andare fuori. Lo so, devi, non ti biasimo, perché anche io ho paura. Ma non lo dico a nessuno, capito? Non devi dirlo a nessuno. In quanti sono tornati? Metà di quelli che sono andati sono tornati, l'altra metà no. Però è un buon... una buona media noi comunque. Torneremo, guarda, te lo assicuro. Ma spero. Anche io te lo assicuro, non ti devi preoccupare. Andiamo, forza. Purtroppo non no, mi piace quel tipo. Signore. Non mi piace. Cosa vuoi? Vuoi anche oggi cosa da mangiare? Esattamente, guarda che sono mesi che qua vado avanti con pane. Allora, prima di tutto, guardi, non guarda, ok? Ok, ha ragione, mi scusi, ha ragione. Ecco, porta rispetto. E quando parli con me, petto in fuori, pancia in dentro e tira sulla voce. Ok, mi scusi, ciò che volevo dire è che ho bisogno di cibo, di provviste, acqua, qualcosa. Qua non posso campare con niente, signore. Hai pulito per terra come ti avevamo ordinato, recluta? Sì, ho fatto il più velocemente possibile. Ti sembra pulito sufficiente. Qua per terra, Chico? Mica tanto, Non è pulito qua per terra. Devi migliorare, Chiedo perdono, farò di meglio, glielo assicuro. Ma ascoltami bene, se vuoi da mangiare, devi impegnarti per guadagnarti da mangiare. Vuoi essere una sanguisuga? Di la verità. No, non voglio essere una sanguisuga. Sei abituato a vivere come una sanguisuga, lo immaginavo. Sono abituato a viverlo, però io voglio contribuire. Chico, rimani un attimo qui, lo porto a fare un lavoretto. Forza, vieni con me, cammina. Dove stiamo andando, signore? Non ti interessa questo, ti interessa che tu lavorerai. Hai sete? Lavorerò, ho fame? Ho tanta sete, ho famissima. Bene, prendi
questo e questo. Grazie mille, grazie mille, grazie mille davvero. Vieni con me. Allora tu ti metterai qua dietro e il tuo lavoro sarà restare qua e pulire da questo cadavere. Oh, il cadavere, ma non ho mai pulito un cadavere, signore, è sicuro? No che non è sicuro, potresti infettarti, potresti morire di qualche malattia, setticemia, non lo so. Ma devi pulire. Ma pensavo di essere al sicuro qua dentro il bunker almeno. Ascoltami bene, se non fai quello che ti dico, dovrai essere al sicuro da me e ti assicuro che non c'è un posto. No, va bene, signore, ha ragione, vado, pulisco subito il cadavere, qualsiasi cosa, lascerò limpido. E ricordati, una fucilata in testa fa molto male, okay? Lo so benissimo, pulisco tutto. Molto bene, molto bene. Vedi che è sempre opportuno avere a che fare con le persone giuste. Guarda, non meritava neanche ciò che gli ho dato. Che persona schifosa. Ma che hai fatto? Ma poverino, cioè, ma è un po' eccessivo. No, non è eccessivo, capito? Cioè, devi partirgli a lezione. C'è gente che lavora e chiede cose soltanto per il gusto di rompere le palle agli altri. E lui è uno di quelli. Quindi però si impegna, lui lo sai. Cioè, è abbastanza scarso, però si impegna. Secondo me io questo impegno io non l'ho visto. Non so se tu ti sei riammollito. Tu negli ultimi anni. Ma devi capirli comunque. No, stai zitto, taci. Tu negli ultimi anni sei diventato un mollicone. Non eri così. Lo ammetto. Non parlarmi. Non parlarmi. Quando eravamo là fuori, prima che succedesse tutto questo, prima che il mondo si trasformasse in una palla di muffa radioattiva in seguito all'esplosione delle bombe, tu eri una persona forte su cui si poteva fare affidamento e avevi dei nervi d'acciaio. Adesso? Ma guardati, ti impietosisci per l'ultima delle reclute che lavora solo per guadagnarsi da mangiare e poi non se ne frega niente della colonia. Ho peggiorato, lo so, sono peggiorato. Ma sai perché? Perché siamo qui dentro da troppo tempo, è tutto chiuso, capito? Ormai sto ammuffendo io, altro che. Io sono da tanto tempo qua che non mi ricordo manco più come si fa a sparare un fucile. Cioè, infatti prima sì, ho sparato per quello. Ma che lo spariamo, infatti. Io da prima, perché ho provato. Meno male, così mi sono ricordato come si fa. Va bene, dai, entriamo nella capsula di rilascio e siamo Andiamo. Pronti a partire. Dovremmo, ecco, olè, perfetto. Vieni anche tu, Cigo. Scendi, ci sono. Attento, scendi con cautela. No, Lion, guarda qui, no, è impossibile, no, guarda fuori. È terribile il mondo, lo sai? Vedi quei maiali contaminati dalla radiazione dell'esplosione. Siamo riusciti a salvarne solo uno. E l'unica cosa che abbiamo scoperto è capace di resistere alle radiazioni è questo tipo di albero, il pino silvestre delle aurore boreali. Assurdo! Praticamente abbiamo scoperto che quando c'è una di queste piante vicino, la radiazione, la muffa radioattiva non riesce a estendersi e quindi il mondo riesce a sopravvivere. Ma questo è buonissimo, si può fare una cura da questo, penso, no? In teoria sì. Si può fare un siero antiradiazioni per ripristinare l'acqua, i funghi, le piante, gli animali. E quindi c'è speranza, l'importante è quello comunque. È per questo che siamo qua fuori, però vedi, là fuori ci sono anche altre cose, non c'è solo speranza. Ci sono funghi radioattivi. Ma sono tutti aggressivi, non ci credo. Tutte le creature che vengono contaminate da questa muffa radioattiva diventano aggressive, fortissime e contagiose. Quindi dobbiamo stare veramente tanto tanto attenti. È il virus peggiore che sia mai visto, è assurdo, guarda là fuori. Allora, poi ascoltami. Sono cose che fluttuano, che schifo. Purtroppo dobbiamo raggiungere l'accampamento che è stato creato, perché hanno bisogno d'aiuto i nostri amici. Vedi che è già praticamente contaminato da tutta la queste liane, questo schifo. Beh, questa roba. Ma è invaso anche l'accampamento, non ci credo. Quindi hanno bisogno di noi. La nostra missione sarà, a quanto prima, creare un tunnel che sotterraneamente possa portare dal luogo di cui noi arriviamo dalla base fino all'accampamento che c'è da quella parte. Ottima idea, ma ci vorrà tanto tempo, mi sa. Per scavare ci certo, vuole tanto. Motivo per il quale, per il momento, attento però, guarda qua sotto, Chico. No, non si può andare. No. Mamma mia! Spara! Bravo, amico mio! Bravo! Ok. Mamma mia, c'è un altro. È dentro il vento. Occhio, scappa. Non consumare tutti i colpi. Utilizza l'arma che hai. Ok. È la prima volta questa, mamma mia. Lo so. Guarda qua dentro. E meno male che hanno chiuso bene. No, non scendere bene. Non scendere, attento. Tranquillo. Non ti devi preoccupare per me. Ricordati che io me la son cavata in situazioni peggiori. Ti ricordi quella volta che c'erano tipo 500 infetti e noi? Mamma mia, quella lì me lo ricordo benissimo. Deve quell'arma gigante. Li ho uccisi tutti. Tutti. In realtà non mi ricordo se è andata proprio così oppure se sto ingigantendo le cose. Attento, stai
attentissimo. Tranquillo. Allora, ci serve qualche pezzo di roccia. Però questa roba è molto dura, con i nostri picconi non so se riusciremo a romperla. Ma infetta pure la roccia, non dirmelo, Non lo so, Cico, non lo so. Anche la ghiaia, io ho paura che noi qui non scalziamo niente di niente. Senti, dobbiamo rompere il vetro, mi sa, Ti do un incarico, amico mio. Mi serve della qualcosa, anche qualche blocco di roccia. Mettiti tu, scava, perché quando apriamo il vetro per uscire dobbiamo poterlo richiudere dietro di noi immediatamente, altrimenti entrano le bestie. Ci penso io, a costo di metterci 2 ore, guarda, tranquillo. Cerca di fare velocemente, mettici tutta l'energia che hai, perché non ti posso stare ad aspettare all'infinito, ok? Tranquillo, fidati, guarda, sto già rompendo. Usciremo da questo lato dove c'è questo maiale infetto. Ovviamente appena apriamo la porta dobbiamo essere pronti a sparargli e a ucciderlo, Sarà una questione di secondi prima che ci si lanci addosso lui a noi. Ok, ho la pietra, però quanto è veloce, Lion, devi dirmelo, devi darmi più informazioni. Allora, vieni da questa parte, io apro il vetro e tu uccidi, anzi no, facciamo il contrario che mi fido di più. Io uccido il maiale e tu apri il vetro, va bene? Perfetto, perfetto, però attento, veramente, al tuo via. Ok, apri il vetro. Ok, uno. Apri sotto. Vado, vai, vai, fatto, vai, uccidilo. No, l'ho mancato. Dietro, no, dietro. No, non dietro. Ci posso credere. Porca miseria, dai, ma grazie. Ok, l'ho ucciso io, scusami. No, hai fatto il bene, hai fatto. Porca miseria. Devo chiudere più presto. Usciamo, più fretta, usciamo, vieni, vieni, chiudi. Devo chiudere. Ok. Ok, no, non si può, non posso chiudere con questo. No, lei, io non posso chiudere. Dobbiamo posso lasciare chiudere. Aperto, dobbiamo lasciare aperto, vieni, okay, corriamo. Corri, corri velocemente. Corri, e nel frattempo, mentre camminiamo, ricordati di uccidere questi tentacoli perché sono pericolosi. Dietro di, dietro di te, Lion, è pieno, stanno spuntando da dietro di te. Ok, tranquillo, tranquillo, aspetta. Okay. Velocemente, velocemente, io si prendo tutto schifino, quello che lascio. Li faccio partire io intorno a noi. Attento che quelle robe danno veleno, dobbiamo essere veloci, dobbiamo sbrigarci che vai, qua va a finire male. Siamo vicini, muoviti. Ok, quando siamo qui cerchiamo di togliere sta roba perché sarebbe meglio che questa sta contagiando. Come si fa a rompere? Vabbè, ci penso io, tu vai avanti. Forse ci vogliono delle cesoie, non lo so. Senti, io vado a salutare quelli che sono qui. Tu rimani qua, cerca di non far entrare nessuno, ok? Sei tranquillo, ancora armato? Guardia. Sei tranquillo, armato? Vai tranquillo, c'ho la pistola e i colpi, vai. Ok, datti una calmata però, non mi piace quello che stai facendo. Datti una calmata. Ok, è la prima volta, scusami, calma adesso. Bene. Okay. Chi è là? Fermo! Sono io, scendi, scemo. Ah, siete voi, finalmente, siete arrivati, ci avete messo tantissimo. Lo so, come va qui? Tutto bene? De là è un disastro, tutto tranquillo per adesso, io sto con i guardi adesso. Ok, di fuori abbiamo visto una roba che te non hai idea. C'era un maiale infetto, ha cercato di assaltarmi addosso. Ma qua non entrano, per fortuna. Sembra bello rinforzato. Lion, signore, la stavamo aspettando già 30 minuti fa, che è successo? Che bello, finalmente. Porca miseria, non ci vedevamo da un po' ormai, voi eravate qui da un po'. Infatti vi aspettavo. Ma è successo qualcosa nel tragitto? Un po' di roba è successa. Aspettate che devo un attimo rinfrescarmi, che è da un po' che non bevo e non mangio. È successa roba perché signore, là fuori... me ne rendo perfettamente conto. Solo nelle ultime 3 ore abbiamo già subito 2 attacchi. Non chiamarmi signore, Anna, non c'è bisogno. Te l'ho già detto tante volte, dai. Porca miseria. Lo so, scusa, lo so, da quando ti hanno promosso... È passato tantissimo tempo. Vabbè, lo so. Del resto ormai siamo in pochi qui, rimasti, una volta era più bello, adesso... Che sta succedendo? Cico, va tutto bene? È pieno di tentacoli, sputano da terra. Lasciali stare, vieni dentro, finché non gli disturbi loro non disturbano te. Vedo che vi siete attrezzati bene qua dentro, tutto a posto. Sì, però purtroppo le risorse in realtà stanno scarseggiando, soprattutto quelle mediche. Ok, dobbiamo portare qualcosa noi. Comunque se hai bisogno di qualcosa io ho portato qualche benda, quindi siamo abbastanza ok. Apprezziamo il pensiero, però veramente qua c'è bisogno di un sacco di roba per mandare avanti l'accampamento. Dobbiamo iniziare a preparare un tunnel per poter tornare agevolmente fino alla zona di entrata. Ma veramente la zona è troppo aggressiva. Chi è? Aspetta, fatemi controllare. Ma è un disastro, Cosa stanno sparando? Ci sono continuamente attacchi, te l'ho detto, di continuo. Ma non si può vivere veramente qua, assurdo. Credo siano le nostre pattuglie. Ma io ho sentito anche che ci sono dei banditi in giro, mi hanno detto, quindi dobbiamo stare Ma anche in questo attenti. Mondo non ci credo. Certo. Sì, qualche ribelloso ovviamente. Certo, ci sono sempre, qualcuno che si è salvato. Non siamo gli unici ad essere sopravvissuti alla grande esplosione. Sono anche vive altre persone, purtroppo alcuni di loro non sono buoni come altri. Però va bene così. Allora, se mi permettete, vorrei darvi un incarico a ciascuno, in modo tale che iniziamo subito a metterci al lavoro. Ci servono dei materiali per poter costruire il tunnel in sicurezza e ovviamente al momento siamo sprovvisti visto che è tutto distrutto. E poi le recupero io, basta che mi dai una lista. Ok, bravo, bravo, mi piace questa iniziativa. Allora, ci servono almeno 300 blocchi di pietra in modo da poter costruire un tunnel solido, ok? Ok. E poi ci serve del legno anche perché dobbiamo rinforzare il tunnel con delle
palastre di legno, dei pilastri, ok? Prova a cercarlo, ma non so signore, sicuro che ce ne sia. Signore, è tosta trovare giusto. Il legno, ho okay. visto è tutto morto. Ok, ok, allora in sostituzione del legno troverei del ferro. Sottoterra dovrebbe essersi okay, salvato. Ok, quello lo posso trovare, sì, quello sta. Faremo dei pilastri di ferro, vai. Invece tu, Anna, mi permetto di chiederti di rimanere con me così facciamo, ci riprendiamo un po' anche i contatti. Ma certo, certamente. Sono un paio di settimane e non ci sentivamo. E invece tu, Cico, ho una missione anche per te, naturalmente. Dimmi tutto. Devi andare dietro ad Alex perché ho paura che gli succeda qualcosa. Anche lui non spara da un po', quindi faccio da guardia? Ok, perfetto, vado, vado subito. Allora, Anna, vieni, vieni, entriamo dentro così possiamo riprendere i contatti. Hai bisogno di rinfrescarti un pochino. Abbiamo anche una fontanella che per fortuna ha acqua potabile. No, stai tranquilla, io sto bene. Vieni, vieni, saliamo al piano di sopra, anche perché che disastro là sotto. È un disastro, mai visto le pareti dell'edificio? Sì, ho visto, 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 visto. Sono tutte contagiate. Quello è il problema, la contaminazione non riusciamo neanche a tenerla a bada. Vedo, vedo. Senti, ma è qui che vi siete stabiliti voi? È qui che dormite? Temporaneamente, stiamo cercando di difendere il fronte, ma è veramente difficilissimo. Probabilmente immagino. Saremo costretti ad andarcene se non reggiamo. Ovviamente, ma noi riusciremo a reggere, stai tranquilla. Anche perché fuori, ti dico, se non ci mettiamo a lavoro succede un po' un disastro. Però c'è una buona notizia, non so se lo sai già, però abbiamo scoperto una pianta capace di dissipare questa muffa tu radioattiva serio? E infettiva. Stavamo aspettando una notizia del genere da mesi. Sì, sì, ti porto a vederla, vieni, vieni, ti faccio vedere. Certo. Purtroppo fuori, comunque questi non sono... sono un po' troppe esplosioni e colpi. Lo so, è veramente una cosa inarrestabile. Infatti non sappiamo neanche se sono infetti o peggio. Anche perché come hai visto ci sono banditi ovunque. Questi non la sono infetti, Anna, questi sono banditi sicuramente. È peggio di prima. Vedo, vedo, vedo. Sì, perché si sente un po' troppo sparare per essere... infatti li vedo, Guarda che quelli sono banditi, Anna, Attenta. Lo so, abbiamo avuto almeno... Che calmati, cosa Anna, calmati. Attento. Non lo so che cosa succede, ma te non mi stai aiutando in questa maniera. No, no, no. Bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Rientriamo dentro, Anna, veloce, veloce. Via, 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 via. Questi sono... non lo so che cosa sono, spore o cose del genere, ma non riusciamo a tenerle fuori. Ma questo... me lo dovevi dire prima, perché qua è pericoloso. Va a finire che andiamo a morirci così noi, Stai indietro, stai indietro. Cerca di trattenerle, Anna. Dio mio, siamo coperti, lo so, è veramente terribile. Anna, però tu non devi perdere la calma in quella maniera come hai fatto poco fa, perché qua va a finire male se tu fai così. Io normalmente sono responsabile dell'infermeria, non esco fuori. Ok, mi fa piacere, però calmati, perché sennò va a finire male, te lo dico, io qua sto cercando di guarirmi e già non riesco neanche perché porca miseria, c'ho solo dei bendaggi e non è che servano poi così tanto. Hai bisogno di qualcosa, del cibo? Mi sto bendando, tranquilla, mi sto riprendendo. Ma quanto sparano? Ma è un campo di guerra questo, è un disastro. Probabilmente senti. La posizione non è neanche delle migliori, anche perché arrivano dalle montagne. Sento, sento, sento. Ok, mi sto ristabilendo piano piano, mi sto bendando le ferite. Quella spora mi ha massacrato, ma era fortissima. Abbiamo perso un sacco di uomini per colpa di roba del genere. Vieni, ti volevo far vedere, però a sto punto ho un po' paura a uscire di fuori io di nuovo. Anche perché se camminiamo su sta roba ti avvelena, Anna, stai attenta. Lo so, è infetta, infatti dobbiamo stare attenti a dove camminiamo. Probabilmente non riusciremo neanche a fare troppi passi considerando com'è lo stato qua fuori. Vieni, seguimi, rimanimi vicina, ti faccio rientrare nella bolla di vetro. Almeno lì non ci sono queste cose, per il momento. È stata danneggiata al vostro arrivo? L'abbiamo dovuta danneggiare noi perché è l'unico modo per uscire purtroppo, però... Che dovevamo fare? Senti quanto sparano. Va riparata in fretta, è uno degli unici posti puri che abbiamo rimasti. Vieni, vieni, infatti adesso cerchiamo di chiudere perché se vedi, vedi che qui la terra è diventata già di una gradazione di colore ti leggermente diversa. Sta corrompendo, dobbiamo chiudere il prima possibile. Ci abbiamo provato, però a quanto pare sopra questa roba radioattiva non si riesce a costruire perché è tipo umida e non si solidificano i blocchi. Va purificata prima di richiudere. In teoria questo è l'albero magico, vedi? Magico, in realtà non è magico, è soltanto che ha queste proprietà magiche o scientifiche per cui respinge sta roba. Riesce a purificare la terra. Sembra, e anche gli animali, vedi che quelli che ci stanno intorno non sono contagiati come gli altri. Però stai attenta perché questi sono contagiati invece, questi slime pericolosi. Bisogna molto. Riuscire a richiudere prima che entrino delle creature infette e compromettano anche l'albero. Senti, ti dispiace se ti lascio qui da sola a cercare di richiudere il vetro? Magari cercherò ci riesci? Cercherò di fare del mio meglio, dovrei avere qualcosa che mi aiuterà a purificare il terreno. Sei ma armata? Ma tu stai attento là fuori, ho una pistola, credo che sia sufficiente. Sì, dovrebbe bastare. Ok, stai tranquilla, purtroppo vedi che gli animali cercano di uscire, questi verranno contaminati adesso. Cerca di fare il più in fretta possibile, Anna. Farò il più in fretta possibile, ma tu stai attento, mi raccomando. Ok, io me la cavo. Devo vai. Vedere dove sono andati quegli altri, perché lasciarli da solo mi sembra da soli sembra un'idea poco intelligente. Qua è troppo pericoloso per loro. Non sono abbastanza preparati. E poi anche la missione di costruire un tunnel. Ma come fanno a costruire un tunnel questi? Questi non sarebbero costruire neanche una casetta. Cico, cos'è successo? Perché si da
solo. C'è un bel problema. Allora, praticamente ci siamo dovuti separare. C'era presente una spora. Era una spora gigante. Anche io l'ho vista. L'abbiamo già, sono usciti dei ragni stranissimi. Alex sta ancora scavando, però ti assicuro, è veramente impossibile qua fuori. Ok, cerchiamo di infilarci sottoterra. Correte. Sottoterra è pulito comunque, sono meno pericoli sotto che sopra. Infatti, e qui sì, lì ci siamo stabiliti. Ci siamo dovuti ficcare tutti sottoterra. Ovviamente, a causa della grandissima esplosione, anche il sottosuolo è cambiato. La roccia non è più come era una volta. Guarda, vedete? È basalto, guarda. Basalto, certo, cioè, si è corrosa, si è sciolta e poi risolidificata in seguito all'esplosione nucleare. Però e l'abbiamo dovuta fare. Non so se questo fare. Oggetto ci può essere utile, però. Beh, è utile come la pietra. Alla fine è pietra normale. L'unica differenza è che per scavarla ci vuole molto, molto più tempo ed energia. Sì, è molto più dura. Questa miniera almeno una settimana ci abbiamo messo per farla. Infatti è difficile. E questa roba qui sotto invece dovrebbe essere, se non ricordo male, grafite. Questa ci serve lo stesso perché ci permette di creare cose di plastica. Per esempio buone quelle, armi, ci mancano quelle, no? Proiettili, certo, ci manca tutta questa roba qui. Nel frattempo, mentre voi continuate a scavare, mi porto via Cico, così rimani da solo. Va bene, Alex. Rimango io, non è un problema. Tanto ho la mia pistola. Stai attento, perfetto, veramente. Perfetto, stai attento perché non si sa che cosa potrebbe arrivare, eh. Ancora non conosciamo i nostri. Però state attenti perché fuori è ancora più pericoloso di qua sotto. Certo, abbiamo bisogno al prima possibile di qualcosa per proteggerci dall'avvelenamento delle spore. Perché camminando, semplicemente camminando, ti contagiano, ti entrano nei pori della pelle e fa male. Dobbiamo studiare un modo magari per far qualcosa, per proteggere la nostra pelle. Ci vorrebbe una maschera antigas, qualcosa del genere. Perché vedi, basta pochissimi passi, si inizia a camminare. Già subito, vedi, infatti. E poi dopo poco tempo, vedi, tu hai già preso. Secondo me se rimani qua a lungo, guarda che ti infetti pure. Sì, te lo dico. Sì, è possibile, è possibile. Rientrare nell'accampamento che è più sicuro, io rimango qua da solo, non è un problema. Se hai bisogno chiama, tanto hai la radio anche tu, giusto? La radio, non ti preoccupare. Ottimo, guarda quanti animali infetti che ci sono, Cico, li vedi? Ma tutti, guarda, è pienissimo, guarda, e inoltre i banditi mi pare siano infetti anche loro, non sono sicuro. Certo, ma l'ho visto certo sopra che la lo sono. Montagna, guarda sopra la montagna, ce n'era uno. Sì, lo vedo, si infettano abbastanza in fretta, poverini, perché giustamente rimangono esposti, magari alcuni di loro addirittura sono esposti a questa roba, a questa muffa, da quando è successa l'esplosione, da subito dopo, e quindi sono praticamente diventati corrotti. Pazzi, ma adesso figurati cosa sono super pazzi, cioè meno assurdo. Male che abbiamo delle guardie che proteggono l'accampamento, altrimenti l'avrebbero già conquistato, te lo dico io. È sempre io. Sotto assalto, è proprio sempre. Senti, io ho bisogno di rigenerarmi un attimo, di curarmi, vado all'infermeria, tu rimani di guardia, vai sulla torretta, ok? Va bene, ti aspetto qua, vai tranquillo. Va bene. Porca miseria, non mi aspettavo che fosse così distrutto qua fuori.